La Fiorentina sbanca Torino e si porta ai quarti di finale di Coppa Italia, una doppietta di Federico Chiesa che ha fatto esultare 400 tifosi presenti al Philadelphia di Torino, una partita vincente che in un primo tempo aveva fatto vedere avanti Viola, poi nella prima frazione appunto del secondo tempo il Torino ha cercato di impensierire la squadra di Pioli, poi di fatto nello scadere diciamo del secondo tempo ci ha pensato il gioiellino Federico Chiesa a mettere appunto un piede ai quarti di finale di Coppa Italia. Di tutto questo parleremo ovviamente in Casa Viola di questa sera con un nutrito studio di ospiti, e naturalmente che ospiti, tra pochissimo naturalmente li andremo a vedere, una Fiorentina che ovviamente si vedrà quale sarà la sua sfidante in Coppa Italia, perché si giocherà domani la sfida tra Roma ed Entella, e da capire anche quale sarà poi il campo dove si disputerà appunto questa gara. Attenzione al mercato, perché la Fiorentina è forte dopo l'acquisto di Muriel, che tra l'altro è stato il primo acquisto di questa sessione invernale, proprio capitanato dalla squadra di Pioli, è forte, molto forte su un centrocampista. Sembra essere sfumata la pista Obiang, che vedeva il giocatore quasi a conclusione dell'accordo tra le due parti, poi il premier, diciamo il patron della squadra di Obiang ha dato il fermo per quelle che sono le cessioni in uscita di questa sessione, ma attenzione perché le nostre descrizioni delle ultimi minuti ci dicano che ancora uno spiraglio di porta aperta ci possa essere per questa operazione, che altrimenti potrebbe andare a comunque finalizzarsi su qualche altro protagonista. Si parla già di un asse con l'Empoli che potrebbe vedere in entrata ed uscita molti giocatori, parliamo ovviamente di protagonisti del campionato di ambedue le squadre. Non cambiate canale perché parleremo ovviamente di tutto questo, sapete quanto è vivo adesso il mercato che andrà a concludersi alla conclusione appunto del mese di gennaio. Operazioni importanti perché la Fiorentina ci dice a questo punto che ha voglia di andare ad investire in questa sessione invernale, 10 erano i milioni che erano stati pattuiti per Obiang, quindi questo sembra essere appunto il volere da parte della famiglia della Valle, che sigla l'obiettivo Europa, quindi cercare naturalmente di andare ad accumulare quelli che sono i punti necessari per questa competizione. Naturalmente seguiremo il live, come stiamo già facendo in questo momento, della Coppa Italia, che ha nel suo posticipo di questa giornata Napoli-Sassuolo, che vede in Milik il punteggio su 1-0 grazie appunto alla rete del giocatore partenopeo, quindi attenzione perché lo seguiremo live, siamo al 20° del primo tempo. Vado a salutare e ringraziare per la nostra redazione Gabriele Taverni, che ci naturalmente ci farà il live della partita. Ciao Gabriele, ben trovato. Ciao a te Lucia, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Grazie mille, ci ricordi quelli che sono ovviamente i recapiti per poter interagire con noi, perché so che ci sono già tantissimi messaggi al 342 19 71 871 dove possiamo, esatto, interagire con i nostri amici a casa, che ci fanno sapere anche se o meno sta piacendo il mercato proprio della Fiorentina e qual è stato secondo loro il man of the match appunto di questa giornata, sì, anche se è facile insomma sapere forse chi sarà, cioè, chi sarà. Inoltre Lucia, ricordo che a tutti i nostri telespettatori che possono seguirci anche su fiorentinanews.com, sulla pagina Facebook di Toscana TV. Più ci tengo anche a dare una flash news, dato che è uscita tra l'altro oggi pomeriggio, dato che abbiamo parlato molto in alcune puntate precedenti di Giuseppe Rossi, abbiamo parlato in esclusiva con il suo procuratore. Per Giuseppe è arrivata diciamo un'occasione da Manchester, lui che è proprio cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, dall'allenatore del Manchester Solskjaer, che ha richiamato, che aveva giocato tra l'altro anche con Giuseppe Rossi quando l'ex Fiorentina aveva militato nel Manchester United, ha richiamato proprio lo stesso Pepito per allenarsi con il Manchester, quindi un gesto molto bello e subito accolto con grande entusiasmo a tutto il mondo del calcio. Noi che Pepito insomma, sì, lo teniamo sempre con un occhio di riguardo, vero Gabriele, esatto, per quello che ha dato comunque alla città di Firenze, ma non solo, perché vado a presentare quelli che sono gli ospiti di questa sera, perché ci ha fatto e come gioire in un Fiorentina-Juventus, anzi Juventus-Fiorentina,
un ex giocatore della Fiorentina ma tuttora in attività. Quindi ringrazio e saluto per essere qui con noi Papa Vaigo. Ciao Papa. Ciao, ciao Lucia. Grazie mille, ce lo ricordiamo ancora. Sai che abbiamo le immagini, tra pochissimo le mandiamo in diretta grazie alla nostra regia, di quel gol che insomma ha fatto esultare non poco tutti i tifosi della Fiorentina, li ha fatto scuotere dalle sedie. Te lo ricordi, vero? Sì, 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 me la ricordo benissimo. Ti ricordi gli anni insomma, a Firenze, in Viola, e so che ne hai un ricordo importante. Eh sì, perché ho fatto la scelta quando venivo da Genova di stare qua, era un rosa molto... Tendo, Baba. Esatto. Sì, Baba, Papa. Sì. E dopo il gol ho saputo tutta la storia tra Fiorentina e la Juve, queste cose mi sono rimaste nel cuore e lo porterò sempre. E anche i tifosi, insomma, ti hanno nel cuore. Poco fa, insomma, fuori dalla diretta mi dicevi quanto ancora sei legato, no, a loro e quanto ti scrivano, insomma. Sì, sì, su Instagram c'è più tifosi della Fiorentina che le altre squadre che ho giocato. È una cosa che fa piacere a ogni giocatore che ha giocato una squadra. Ho giocato poco qua, però basta del gol, loro sembra che ho fatto tante più di altre persone che hanno fatto tanti anni. Cioè, abbiamo, ringrazio e saluto, dirigente della Laurenziana, oltre ad essere naturalmente politico, consigliere, naturalmente comunale. Grazie. Grazie a te dell'invito, Lucia. Tra pochissimo il tuo editoriale e poi anche le pagelle. Ritrovo, anzi trovo con piacere, Giorgio Micheletti, che buonasera. Sarà... Volto, facciamo l'annuncio, facciamo, vero? Facciamo, Giorgio, facciamo, volto facciamo. Di questa televisione, di Toscana sì. TV, che insomma avrà il suo spazio, ma insomma non abbiamo bisogno di presentazioni per Giorgio Micheletti, perché voglio dire, grazie per l'invito, negli anni della televisione, insomma, nostra Toscana è sempre stato più che presente con insomma il raccontarci il calcio, quindi... Me la sono cavata, via. Diciamo che te la sei cavata molto bene, quindi noi ti diamo il benvenuto naturalmente. Grazie. All'interno della nostra televisione Toscana TV. Più tardi ci dirai quale sarà il palinsesto e naturalmente preannunciamo che anche Casa Viola avrà una sua collocazione diversa, ma insomma dove andrà ad interagire con quello che naturalmente è l'attualità, l'immediata attualità della partita della Fiorentina. Allora, accanto a te, ringrazio e saluto per esserci tornato a trovare Riccardo Tempestini, volto della Renantes Florenza in molteplici, vero, situazioni, non soltanto da giocatore, grandissimo allenatore. Grazie Riccardo. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti. Grazie mille, grazie a Giancarlo Carmagnini che torna a trovarci. Ciao, buonasera a tutti. Voltissimo lui di Casa Viola, oggi manca Michel Isle perché insomma ben per lui è a sciare, però noi naturalmente lo salutiamo. Quest'oggi l'editoriale ce lo propone Fabio Giorgetti, come ha fatto anche in altre occasioni dove mancava appunto il buon Michel. Fabio, a te la linea. Grazie. Ottavo di finale di Coppa Italia Torino-Fiorentina. Pioli presenta un 4-3-3 con un'unica novità: Muriel al posto di Simeone. Quindi dietro Lafont, chiaramente Pezzella, Milenkovic e Vittor Hugo, Biraghi sulla fascia, Veretù, Fernandez, Benassi, Miraglias, Muriel centrale e Chiesa. Pressing sterile da entrambe le parti nei primi 20 minuti, a parte un tiro al volo di Belotti fuori di molto. Due fiammate subito della Fiorentina verso il ventesimo, l'unica vera azione di Muriel, pericolosa, un triangolo davvero bello sulla fascia e arriva a crossare per Chiesa che viene anticipato sulla linea di porta. Un altro tiro fuori di... un tiro di Chiesa ribattuto dopo un'uscita avventata di Sirigu permette alla VAR di metterci il dubbio, alla fine comunque non viene decretato il rigore. La Fiorentina appare discretamente messa in campo, tonica, Chiesa non brilla, Muriel stenta, la difesa regge, un film già visto. A questo punto altre due folate, al 41esimo un tiro al volo di Veretout e Sirigu risponde bene in angolo, al 47esimo Benassi, crossa per Miraglias che al volo, bella parata di Sirigu. Secondo tempo, parte fortissimo invece il Torino. I primi 15 minuti la Fiorentina è davvero sotto pressione. Un'azione pericolosa di Iago Falche. Al 19esimo invece entra Simeone, esce Muriel. Chiesa si sposta da sinistra a destra. Cambia completamente la partita. Dopo un gol annullato a Di Silvestri, per netto fuorigioco, una ripartenza, Simeone si invola per 60 metri. Conclude, si recupera, arriva Chiesa che non perdona. 89esimo, altra azione incredibile di Chiesa,
passaggio per Dabò parato, 92esimo, il raddoppio, lancio lungo, scatto di Chiesa, Janko cade quasi da solo e raddoppia con l'ausilio della VAR Federico Chiesa. Una partita cinica, una partita in cui la Fiorentina oggi è vincente, una buona difesa con un grande Federico Chiesa, secondo me oggi coadiuvato da un buon Simeone. Muriel da rivedere. Andiamo a giocare, secondo me, con una Roma che è in una competizione che, secondo me, deve diventare l'obiettivo primario di questa stagione. Beh, tu dai per certo già che ovviamente la povera Entella venga, insomma, vero Giorgio? Ecco, Scaramantico, pensiamo, ma andrebbe meglio, diciamo, meglio l'Entella, però, Roma, insomma. Che con l'Entella non sa mai come va a finire. Assolutamente. Meglio la Roma. Berardi intanto da lontano ci prova, però poi naturalmente viene parata dal portiere del Napoli. Che partita stai vedendo, Giorgio, in questo momento? Una partita, la classica partita tra una che ci tiene alla competizione, certo, che è il Sassuolo, e un'altra che l'affronta per dovere di firma, che è il Napoli. Il gol di Milik è venuto forse troppo presto per le ambizioni del Sassuolo, è arrivato sicuramente a sistemare i problemi di Ancelotti. Ero curioso di capire se c'erano delle velleità diverse, ma mi pare che la Coppa Italia, cioè 6-2 dell'Inter col Benevento, fa storia, cioè sono quelle partite, tanti a pochi, per usare un termine cestistico. Vediamo anche la schermata dei risultati di questa giornata di Coppa Italia, perché naturalmente si è scesi in campo: Lazio Novara nella giornata ieri 4-1, Samp Milan 0-2, una Samp è comunque uscita nonostante una buona partita. Poi ricordiamo che mercoledì si sfiderà nella Supercoppa il Milan contro la Juventus, quindi una partita importante. Bologna-Juventus 0-2, Inter Benevento, come diceva poco fa Giorgio, 6-2, quindi insomma ricordiamo poi i posticipi. In questo momento si sta giocando, come dicevamo, il Napoli col Sassuolo, domani Cagliari Atalanta e Roma Entella, che a noi interessa ovviamente a fronte della squadra che incontreremo ai quarti. Allora Papa Vaigo, che partita hai visto della Fiorentina? Che Fiorentina hai visto fino ad adesso in questa prima parte del girone, e che cosa pensi che potremmo andare a racimolare in questo campionato? La Fiorentina quest'anno, anche l'anno scorso, è una squadra molto giovane, secondo me è stata la squadra più giovane. Magari alcune partite ci vedeva che mancava solo un po' di esperienza, perché perdevano delle partite assurde, giocavano bene, alla fine perdevano assolutamente. Non lo so che politica che sta facendo la società per tenere questi giovani. È una cosa importante che questi ultimi anni anche le giocatori della Fiorentina rimangono, e anche 2 anni si muovono. E se tu vuoi fare una squadra da UEFA o Champion, bisogna anche tenere un gruppo almeno 2-3 anni, come hanno fatto Napoli, e il frutto che hanno fatto sta venendo tirando fuori. Muriel, secondo te può essere quel giocatore in più per arrivare ad una competizione come quella dell'Europa? Sì, anche oggi vedono anche il calcio italiano, il Chiesa è un grandissimo giocatore, secondo me se la squadra gli dà tanta fiducia e tante responsabilità, lui può portare su questa Fiorentina. Però giustamente bisogna anche trovare giocatori di esperienze che conoscono il campionato di alto livello per rinforzare questa rosa, è molto giovane e bisogna di persone un po' esperte, secondo me. Grazie Papa Vaigo. Giorgio, allora, una Fiorentina che è scesa in campo anche con dei cambi, no? Perché si è partiti insomma da una fonte e sembrava non dovesse nemmeno scendere in campo perché ha preso una botta, poi invece ce l'ha fatta ed è stato veramente, insomma, ha avuto un bel impatto con la partita. E poi naturalmente soprattutto a centrocampo si è visto come Veretout sia stato riportato al suo ruolo di mezzala, con appunto la sorpresa Muriel dal primo minuto. E io avevo particolare timore per la partita di oggi, perché giocare nello stadio del grande Torino, di Torino, non è facilissimo per una squadra come la Fiorentina, che secondo me rispetto al Torino aveva qualche problema in più da sistemare, e che Muriel non sia ancora inserito nel tessuto viola e si è visto oggi pomeriggio. Invece mi è piaciuto molto il termine che ha usato Fabio nel suo editoriale, cinica, perché per la prima volta si è visto una Fiorentina che ha giocato per il risultato e non per la bellezza del gioco. Sembra una bestemmia detta a Firenze, però forse è un modo di maturazione, perché oggi partita secca, importante era passare, come chi se ne frega. Si è passati, punto, risultato acquisito, ora venga la Roma e poi si vedrà.
Riccardo Tempestini, abbiamo detto dell'esordio di Muriel, no? E abbiamo guardato un po' quelle che sono state le pagelle dopo il match, ovviamente è apparso un po' appannato a fronte anche, come diceva appunto Giorgio, di una forma fisica che ancora deve acquisire, visto che comunque a Siviglia aveva giocato ben poco. Comunque si è visto che si è dato da fare, ha cercato comunque di interagire nel gioco della Fiorentina. Sì, non credo si potesse pretendere neanche tanto di più. Ha fatto vedere quelle che sono le sue caratteristiche, perché due o tre cose molto carine l'ha fatte senz'altro. Probabilmente non è la condizione migliore, però il calcio comunque dà anche questa possibilità. Nella pallanuoto uno che è arrivato qualche giorno fa non avrebbe potuto giocare, certo, perché è tutto uno schema, quindi che sia attacco, difesa, uomo in più, uomo in meno, è tutto un chiamare schemi, quindi il calcio ti dà anche questa possibilità. E credo che sia stato giusto anche dargli la possibilità di cominciare, di sfruttare. Però penso che la partita non bellissima, sinceramente, no. Quelle partite che si possono vincere e perdere. E quest'anno la Fiorentina ne ha giocate tante di queste partite. Ne ha perse tante. Credo che oggi la spallata, al di là ovviamente della grande bravura di Chiesa, l'abbia data Simeone. In tutti i sensi. Proprio fisicamente, perché quel contropiede, quell'azione di forza che ha condotto, sembrava di rivedere Simeone dell'anno scorso. Una bella prestazione quella di Simeone. Giancarlo Carmagnini, che palla al piede, si è fatto praticamente metà campo e ha insaccato, cercava comunque di andare ad insaccare la rete. Non c'è stato proprio il passaggio a Chiesa, perché comunque a fronte di un rimbalzo e Chiesa poi è riuscita ad andare in gol. Perché si è parlato anche di gioco di squadra, però all'ordine della verità è stato più un tentativo suo di andare in gol, giusto? Forse Ciolite è arrivato un po' stanco, perché insomma si è fatto, io penso, 60 metri di gran carriera, quindi è arrivato un po' stanco e probabilmente il tiro, al di là che non è proprio nelle sue corde, un tiro forte, potente. Eccoci, si sblocca il risultato, quindi siamo su un pareggio 1-1, quindi tra Napoli e Sassuolo al 34esimo. Giorgio, tu che guardavi l'azione? Ha segnato Locatelli, per il Sassuolo. Alla fine di un'azione dove il Napoli ha peccato di presunzione, il Sassuolo ci ha creduto, De Zerbi è tarantolato perché se addirittura con freddo che fa a Napoli si è levato il paltò per stare da solo in mezzo alla sua panchina, però è la classica. Qualche dubbio su questo gol, se verrà applicato il VAR, perché la partenza poteva essere un fallo di mano proprio di Locatelli, e anche sulla posizione poi con cui è andato a concludere, qualche dubbietto. No, Riccardo, non ce l'ha il fuorigioco? Secondo me è buono, però vediamo adesso se VAR, perché oggi è stata una giornata. Io occhio, avrei detto come Giorgio, avrei detto fuorigioco. Noi adesso naturalmente stiamo rivedendo le immagini qui da studio, tra l'altro stiamo su Giancarlo, perché oggi è stata tra l'altro una giornata dove il VAR si è applicato, e come, giusto? Non soltanto nel match con la Fiorentina. Tra 3 o 4 minuti sapremo il risponso. Oggi si è applicata troppo. Ricordiamo i 7 minuti di recupero oggi della Fiorentina che oggi, si è applicato un po' troppo. Ecco, si va. Va a vedere. Però si va per il fallo di mano di partenza. Secondo me anche oggi... Cioè, la VAR è un meccanismo straordinario, il problema è nella sua applicazione. Anche oggi ha visto, nell'occasione del presunto rigore a favore della Fiorentina, cioè ho preso il tempo perché ormai mi diverto, no? Più di un minuto, se non ricordo male, ad ascoltare per poi decidere di andare. Cioè, se ti chiamano e ti dicono, guarda, c'è secondo noi qualche cosa, vai subito, tanto... quello che uno ti dice per auricolare non ti dà mai la chiarezza che hai vedendo visivamente quello che è successo. Quindi dovrebbe essere quasi immediato, cioè guarda, c'è questo, e vai. Mentre nel fuorigioco, che diventa un fatto oggettivo, è chiaro che lui si affida a quelli in sala regia, perché lì non c'è più la discrezionalità o l'interpretazione, ma lì c'è una riga: se sei di qua sei buono, se sei di là sei poco buono. Ecco, intanto stiamo seguendo il live, appunto, sembra che fallo di mano, fallo di mano non per il fuorigioco. Ecco, fuorigioco non c'era? No. Fallo di mano in partenza dell'azione. Non per contraddirti, Fabio, ma prima quando hai detto gol annullato a De Silvestri per clamoroso fuorigioco, alla Rai non l'hanno fatto vedere tanto bene. Secondo me non c'era solo lui.
C'era anche Elias. Io mi sono fatto una piccola moviola in casa. Guarda, non è così netto. Ma secondo me ci corre un pezzettino così, perché Gerson stenta a risalire e nel fermo immagine che mi sono fatto da solo sono quasi in linea. C'era accanto a De Silvestri Belotti, se non ricordo male, però nell'azione è non era così, quindi non è così clamoroso come poteva sembrare, perché come poteva sembrare. Le prime due immagini si è detto vabbè. Ma io guardavo la partita a mio figlio e mi fa: Madonna, questo è fuori gioco clamoroso. Gli ho detto: guarda, c'è uno che è lassù in cima, non si vede benissimo. Infatti. E dice: ma come? E poi alla fine l'occhio dell'arbitro. Nel frattempo l'hanno non collaudato, Giorgio, quello è stato il gol, quindi si rimane la superiorità numerica appunto del Napoli. Quindi di fatto il VAR, insomma. Questa volta ci ha visto bene. Ci ha visto bene. Allora, degli altri episodi, appunto, Giancarlo, della Fiorentina, insomma, all'inizio gara si parlava appunto di quel rigore, poteva esserci oppure no. Ma io onestamente mi trovo d'accordo con Abisso. Se concorde. Sì, perché lui comunque si gira e la mano, il braccio ce l'ha molto attaccato al corpo, quindi cioè, non è che uno si può smaterializzare o tagliare un braccio, cioè. Il rigore netto secondo me era quella Genova. L'unico dubbio che viene è perché la mano non è magari il braccio è attaccato, la mano è leggermente più alta, sì, andando la prende, e quello è stato l'unico dubbio. Sì, però secondo me lo dica a malincuore, no? Però aveva ragione Abisso. Secondo me aveva ragione. Ci dobbiamo fermare solo un attimo, andiamo in pubblicità, rimanete con noi, tra pochissimo sentiremo anche il parere di Papa Vaigo, che insomma non hai giocato insomma all'epoca, al momento insomma della VAR, come c'è in questo momento, quindi vorrei sapere anche da te qual è il tuo giudizio. A fra poco, rimanete con noi. Da Porcellotti Moda, grandi saldi invernali firmati e scontati dal 30 al 50%. La moda più attuale e i marchi più famosi possono essere tuoi a prezzi ancora più convenienti. Porcellotti Moda, a Terranuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo. Signora, si affretti, il tempo sta passando. Lei ha ancora tutti gli aiuti. Non vuole fare una telefonata? 800 39 40 88. Numero verde regionale per le dipendenze. Servizio anonimo gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Prima di rimanere senza parole, parlane con noi. All'inizio ero scettica, non riuscivo a trovare niente che si prendesse cura del mio corpo. Ho trovato i prodotti Corpo e Gesti. Sono biologici e la mia vita è cambiata. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Eccoci tornati in diretta a Casa Viola alle 21:27 negli studi appunto della nostra trasmissione. Ha un sacco di messaggi, ci state scrivendo al 342 19 71 871, vero Gabriele, qual è il termometro degli amici a casa? Sì, esatto Lucia, c'è molta felicità chiaramente per il passaggio del turno, perché c'erano tanti fattori di difficoltà nella partita di Torino che sono stati superati dalla squadra di Pioli. Ce n'è stato un messaggio in particolare da parte di una nostra amica da casa, Giulia, che riguarda Badel, perché sono arrivate delle indiscrezioni nelle ultime ore, che il centrocampista croato aveva chiesto un po' la cessione dalla Lazio dopo appena 4 mesi che si era svincolato dalla Fiorentina e quindi era approdato a Roma. Indiscrezioni un po' smentite anche da Simone Inzaghi questo pomeriggio, però resta il fatto che Badel non ha molto spazio alla Lazio, quindi ecco, questa nostra telespettatrice si riferiva al fatto che la Fiorentina non deve andare a riprendere un calciatore come Badel, anche perché
credo non ci siano veramente margini di manovra su questo, ecco, quindi... Bene. Però ecco, questa, il discorso di Badel, che sembra un po' pentito della, della scelta che ha fatto, è comunque sia risultato abbastanza insomma, pesante anche dal punto di vista delle opinioni dei, dei tifosi stessi. Bene, tra pochissimo ci leggerai anche qualche altro messaggio, vedo che sì. Ce n'è uno anche di Pietro che insomma è abbastanza importante, ecco, sì. Fra poco ce lo leggerai. Nel frattempo, sempre in vantaggio nel posticipo della, di questa giornata di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo, 1-0, gol annullato a Locatelli, c'era un mano, Giorgio, sì, dici, sì. Stavi commentando in partenza di azione dello stesso Locatelli che ha messo giù palla con il ecco, braccio, quindi però non è stata vista, insomma siamo andati avanti nel gioco. Benissimo, possesso palla che vedo da ambedue le parti al 50-50, quindi insomma una partita abbastanza sì, non è una bella partita, gioca un pochino di più il Sassuolo secondo me rispetto al Napoli. Il Napoli dopo aver segnato si mette tranquillo a fare il suo, è il Napoli di Ancelotti che non spreca fatica inutilmente. Beh, anche perché insomma adesso ricominceremo la prossima settimana con quello che è il campionato. Mi ero rimasta naturalmente a Papa Vaigo per la situazione VAR. Che idea ti sei fatto insomma dell'entrata in campo poi di questa nuova della VAR, che naturalmente di fatto serve comunque a capire dove e come si sbaglia e andare a rimediare subito nell'immediato. Sì, però anche dicendo la verità, dal fuori hanno tolto anche qualcosa dal calcio, perché il calcio aveva i suoi sbagli dall'arbitro, tutte queste cose era un succo dalla minestrone che faceva anche discutere dopo la gara, l'arbitro poteva dare questa, adesso hanno tirato queste cose, secondo me potevano lasciare naturalmente, però quando ci sono veramente delle cose in dubbio proprio in generale per andare a tirarla, però togliendo tutte queste cose è rimasto un po' fastidioso. Vedendo adesso il gol di Sassuolo, sì. Perché non ha fischiato prima? Perché non l'ha vista. Magari non l'ha vista, e questo fa parte anche del calcio, secondo me. E adesso Sassuolo pensava di avere fatto un gol regolare, per VAR si tornano indietro. Secondo me facciamo un passo in avanti. Cioè tu dici che non c'è più diciamo il bello del gioco, diciamo così. No, non posso dire quello perché è aiuto tanto, perché aiuta, il calcio aiuta. Purtroppo tante persone hanno pensato, non solo io, è solo mia certo. opinione, penso le aziende che hanno pensato hanno fatto bene, però hanno tolto un po' questo sugo che era in dubbio, certo. imballato dal calcio. L'imprevedibilità di alcuni fattori, di alcune situazioni, eliminando l'errore. La VAR è andata a correggere gli errori dell'arbitro, ma non quelli dei giocatori. Sì. Per dire, se c'era una VAR, il gol che ha sbagliato Simeone due domeniche fa, sì. dice sarebbe no. stato diverso. Intanto è giallo, se non erro, vero per Giorgio? Magnani, sì. A Magnani era più dal rosso, dicevi, poteva essere anche dal rosso. Non so se era in linea con qualcun altro, sicuramente è un fallo da ultimo beh, uomo, però non ho l'inquadratura di se c'era qualcuno in linea con lui. Se no è un errore dell'arbitro, non corretto dal VAR, perché su questo si dovrebbe comunque discutere, ma se no apriamo un libro che ha 3.000 esatto. pagine. Allora andiamo invece con quelle che sono le pagelle. Allora Fabio, tu hai dato un po' i voti a questa giornata della Fiorentina, partendo ovviamente dalla Fonte, il portiere al quale hai dato una sufficienza, poi ovviamente anche i nostri... ospiti in studio, Papa Vago, Giorgio Micheletti, Riccardo Tempestini e Giancarlo Carmagnini, possiamo dibattere su quelli che sono i voti, se siete concordi o meno con quelli di Fabio. Prego Fabio. Allora, la Font mi sembra che abbia fatto una partita di ordinaria amministrazione, ha fatto una parata, tra l'altro su un'azione di Iago Falche, che poi se non mi sbaglio verificata poi in fuorigioco. Gli attaccanti del Torino non erano in una grandissima giornata, perché Belotti ha fatto 3 colpi al volo e quello più vicino è andato a 7-8 metri. Non erano in gran giornata. E l'unica è stata quella che va sull'esterno della rete. Bravo, l'unica è quella lì. La difesa, oggettivamente io Milenkovic non lo amo esterno, secondo me perde quando gioca esterno, viene stato ammonito un'altra volta. Perché... gli è dato. Sì. E ci ho pensato, perché comunque vada viene sempre ammonito quando gioca esterno di fascia, sempre diventa più falloso perché viene preso in velocità quelle 5-6 volte il primo tempo, tra quelli più piccoli, mi dice giustamente Giorgio, mi fa notare, va sempre in difficoltà, è chiaro che dà il meglio di sé centrale. Pezzella è stato sempre in posizione, il capitano, comunque la difesa è sicuramente la nostra forza. Vittor Hugo sempre comunque in posizione, una partita di ordinaria amministrazione.
Biraghi per me è stato, per esempio, sottotono, ora faccio la... Biraghi. Ci manca Biraghi, quanto gli avevi dato? 5.5 perché io sono, secondo me, col nostro 4-3-3, col nostro 4-3-3, alla fine è Biraghi quello che ci fa fare la differenza quando attacchiamo, perché avendo un centravanti come Simeone, che non è come all'Atley, per capirsi, ed è comunque un giocatore che fa gol dentro l'area, perché l'anno scorso ne ha fatti 14 giocando dentro l'area con tutti i colpi al volo. Questo ragazzo è bravo e chiaramente se si porta la palla per 60 metri come oggi, perché giustamente fa il calciatore e quindi deve avere una fatica e porta la palla là, arriva e cosa ha fatto? Ha fatto il tiro in porta, giustamente sfiancato. E la Chiesa, tra l'altro, nella conclusione ha avuto anche fortuna, se fate caso, ogni tanto tutum è rimbalzata sopra e andata in porta, però quando va in porta tirando così va benissimo, va bene? È chiaro che Biraghi, quando la Fiorentina gioca bene, si allarga, sale e noi giochiamo in un altro modo. Le ultime partite abbiamo sempre fatto gol con un Biraghi comunque che era molto più propulsivo rispetto ad oggi. Allora, difesa, Papavaigo, la quarta miglior difesa del campionato, quella della Fiorentina, soltanto dietro a Juve, Napoli e Inter. Che giudizio dai? Se concordi con le pagelle di quest'oggi o comunque a livello generale della difesa della Fiorentina? Sì, dopo la sosta venire così e fare una vittoria così non è facile. No. Non è facile perché sono andati in viaggio, tutto era cambiato, sai, quando torni, certo. Anche giocando fuori casa a Torino non è facile. E avevano anche perso l'ultima volta. Esatto, Torino è una cosa tosta. Questo gli dà fiducia per anche affrontare la Roma, gli dà tranquillità, gli dà tanta fiducia. Secondo me con questo respiro che hanno adesso le squadre possono fare bene, meritano questa pagella. Giorgio, tra l'altro Fiorentina che viene da il mini ritiro, perché c'è stata questa novità, quest'anno il mini ritiro a Malta, dove le condizioni climatiche erano anche più favorevoli rispetto, insomma, al freddo gelido purtroppo di questi giorni a Firenze in Toscana, insomma anche abbastanza in tutta Italia, è servito comunque a rimettere in moto i meccanismi di campo e se, magari oggi si è visto, no? Ma io credo che comunque andare dove fa caldo, in questo momento di sosta, qualunque squadra riesca a organizzare un mini ritiro da qualche altra parte lontana dalla sede di lavoro, faccia bene, che fa bene perché ritrovi e scarichi le tossine accumulate nei giorni in cui sei stato fermo, ritrovi quei micro, certo. Quelle microchimicità di gruppo che servono per ripartire sotto tutti i punti di vista. I ritiri così fanno sempre bene, non sono tanto d'accordo sui ritiri punitivi, ma questo è un altro discorso, perché non è stato attuato finora nell'era della Valle comunque per la Fiorentina. No, anche perché c'erano gli allenatori che si opponevano quando invece erano necessari, gli allenatori come Montella hanno detto no, e per carità. Comunque di ritiri invernali, ad esempio dei Prandelli, alla fine non ne vedevamo, quindi c'è stato questo ritiro. Ma sai una cosa buffa? Prego Riccardo, tu che ti ritiri, te ne intendi, no, perché quella Rari Nantes, insomma, ne hai fatto. La cosa buffa è che vedi la differenza fra alcuni sport ed altri, no? Nel calcio il ritiro, al di là di quello punitivo, ma viene visto come qualcosa di demoniaco, che esatto, i giocatori vorrebbero rifuggire a tutti i costi. A noi ce lo chiedevano, ma andiamo in ritiro. Cioè, perché per noi non faceva molto parte delle nostre abitudini, perché la società, sempre a corto di denaro, non potevano investire nei ritiri per i giocatori. Però erano i giocatori stessi che a volte te lo chiedevano, proprio per la voglia di stare insieme e perché, come diceva Giorgio, il ritiro è un momento eccezionale. Di aggregazione. Di aggregazione, anche per lavorare di più, per mettere a punto le cose, per rioliare i meccanismi e per stare insieme, se una squadra ha voglia di stare insieme. Certo. Perché se una squadra non ha voglia di stare insieme, è meglio ognuno a casa sua. Ecco, tu nella pallanuoto tutto questo l'hai vissuto e oggi, devo dire, in campo si è respirato, Giancarlo, questo clima di unione. Sì, una percezione diversa rispetto a alcune partite fa. Sì, io ho visto anche il cambio che c'è stato fra Muriel e Simeone. Ho visto un bello sguardo sorridente. Cioè, non è che Simeone era contrariato, diciamo così, per essere stato in panchina. Probabilmente anche lui si sta rendendo conto di che non sta facendo un'annata eccezionale e quindi ha dimostrato maturità senza fare polemiche, e come in tante altre squadre succede, nell'accettare serenamente la panchina, dando tutto in quei 27-28 minuti in cui è stato in campo. E comunque il primo gol, buona parte del merito è anche suo, perché è lui che ha portato di forza
la palla dentro l'area di rigore. Poi non ha finalizzato al meglio, però insomma la palla lì ce l'ha portata lui. Ha fatto una discesa. Allora, centrocampo, Fabio, andiamo avanti con le pagelle. Nel frattempo, primo tempo concluso a Napoli. Posso dire Napoli una cosa su Milenkovic? Sì? Che lui non è... Fabio, ora mi dispiace contraddirti spesso stasera. Vabbè, le pagelle sono fatte apposta. Però te dici che non vedi esterno Milenkovic, e probabilmente hai ragione. Però dove lo faresti giocare? Te, centrale? L'alternativa può essere solo quella. Però casomai al posto di Ugo. Casomai al posto di Ugo, certo. E lui a sinistra una volta ci ha giocato, lui fa, perché insomma io ho fatto un altro mestiere, però a me piace guardare. Cioè, quando lui gioca a sinistra, essendo un destro naturale, certo, lui perde, c'ha sempre un colpo in più da fare. Quindi se lui non anticipa, gli avversari, secondo me, lo aggrediscono prima. Hai ragione, l'ho notato anch'io. Però... perché essendo un destro naturale, giocando a sinistra, lui si deve anche una postura differente. Perché comunque è un giocatore di un metro, più di 1,90 m, esatto, di un certo quindi peso. Quindi ha una postura abituata a stare a destra, che quando si trova a sinistra, dove deve muoversi diversamente... E non può prendere il posto di comunque Pezzello. È un dato di fatto che se incontra quello veloce va in difficoltà. Questo è evidente. Perché le leve che ha, se trova Insigne, gli va via. Allora ci fermiamo, poi ricominciamo con le pagelle di Fabio Giorgetti. Come dicevo, si è concluso il primo tempo tra Napoli e Sassuolo, gol di Milik, ci pensa lui insomma a sbloccare il risultato, poi il VAR ha appunto cancellato un gol di Locatelli al Sassuolo. Ci fermiamo solo un attimo, rimanete con noi, scriveteci, tra pochissimo leggeremo i vostri messaggi. A volte sei costretta a vivere dietro una maschera, a nascondere il tuo volto. Da oggi non più. Ridai forza alla tua pelle. Scopri la normalizzazione fisiologica di B-Soul. E anche tu potrai vivere il lusso di avere una pelle bella, senza trucco. By B-Soul. Distinguiti. Dona il plasma. Sono Stefano Marchetti, broker titolare di Remax Rinascimento. Remax Rinascimento non è la classica agenzia immobiliare, ma uno studio associato di agenti immobiliari professionisti. Noi condividiamo la stessa struttura e operiamo quindi in totale sinergia. Così facendo abbiamo molti più acquirenti per il tuo immobile in vendita. Nel caso tu stessi cercando casa, un'offerta molto più ampia e variegata. Mettici alla prova, chiamaci. Noi siamo pronti. Sei un bravo agente immobiliare? Vuoi diventarlo? Chiama oggi Remax Rinascimento per un colloquio. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo! È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Casa Viola, alle 21.43 nei nostri studi, siamo in diretta, rigorosa diretta, insieme a Fabio Giorgetti, a Papa Vaigo, a me Giorgio Micheletti, a Riccardo Tempestini e a Giancarlo Carmanini. Stiamo parlando di giovani, e di giovani se ne intende come Papa Vaigo, perché so che tu hai un progetto molto importante, vero Papa, per sì, sì. Quanto riguarda i giovani a Dakar, giusto? Sì, è un paio di anni quando stavo giocando lo stavo mettendo in piedi, perché... per me la mia mentalità, quando finirò di giocare, deve tornare in giù. E voglio tornare con la mia esperienza a darla ai ragazzi del mio paese, in cui ho messo questa scuola calcio
però formarono in un modo importante. Io volevo dei campioni, dei uomini, anche calciatori, tutti insieme, e darle anche la mia esperienza prima che vengano in Europa, per sapere cosa vanno incontro, tutti questi che magari io mi sono cascato, non voglio che i ragazzi che allenerò cascano questo, sugli soldi, sul comportamento, su tutti i punti di vista dal calcio. Una vera e propria scuola, diciamo. È scuola calcio. Adesso io sono venuto anche in Italia a fare in Serie D a Milano. Sei alla Folgore Caratese, Dimitri Riscitello, il presidente, conosciamo tutti per Sport Italia. Sì, fine mese comincio anche a fare il patentino dell'allenatore insieme, e quando avrò anche l'opportunità con le società qua, non lo so, con la Fiorentina o un'altra società che ci può aiutare, perché da solo non puoi fare queste cose, certo. Almeno... Quindi un connubio. Esatto. Come io sono un ambasciatore del calcio italiano, io sono proprio del prodotto del calcio italiano, è giusto che posso portare la mia esperienza dal mio paese e anche tutto il mondo. Bene, complimenti, insomma, poi naturalmente strada facendo ci aggiornerai su tutte quelle che sono le novità questo senso. Parlavamo appunto di Fiorentina e di Pagelle, Fabio Giorgetti, ci eravamo fermati al centrocampo, giusto? Sì. Con Benassi? No, Benassi. Benassi, sei meno. Benassi non ha fatto, secondo me, una partita di... non la fa mai di contenimento, è un giocatore stranissimo. Io non lo trovo mai nella sua posizione e me lo ritrovo sempre davanti all'area di rigore. È un giocatore incredibilmente, guarda, particolare. C'è sempre lui nelle azioni offensive. Voi fate caso che in contenimento non ti ricordi mai un'azione, ma nelle azioni offensive c'è sempre. La palla... i cross a Miraglias sul primo tempo, al 47esimo l'ha fatto lui, cioè è giocatore che comunque ha attrazione offensiva, peggio del solito, secondo me ha giocato leggermente peggio del solito, perché non ha inciso come ci ha abituato a fare nel corso, certo, di questo girone d'andata. Fernandez è costante, io gli do sempre 5,5. Ma perché è costante nel 35 e mezzo? È costante nel senso corre, perché bravo, corre, bravo. Ma non incide mai all'interno del gioco. E questa è purtroppo la costante. Veretù ha fatto. Sì, secondo me sottotono anche lui oggi. Sì, sì. Secondo me sottotono anche lui, ha fatto un grandissimo tiro al volo al tempo scaduto del primo tempo e Sirigu ha risposto in un certo modo. È migliorato nel secondo tempo, però peggio del solito. Oggettivamente ha toccato meno palloni e un po' peggio del solito. Come diceva Papa, dal 26 dicembre ad oggi passa tanto tempo. Esatto. Certo. Non era facile. Il campionato, torniamo ancora. Malta non è sicuramente un test attendibile, certo. Quindi c'è un giocatore centrale come Muriel che non è, cioè era... pochi minuti giocati insieme, quindi non era semplicissimo. Bene, andiamo avanti. Miraglias 5,5. Io sì, direi, guarda, ci ho pensato. Vedevo scuotere la testa Giorgio. No, 5,5 su Miraglias, anche se quella conclusione in controtempo, sì, che è meritava. Per me meritava solo quella. Solo quello. Sì. Lo so, però per le punte quando però le fanno. Se te guardi Piazza, che dovrebbe fare. Non avrebbe mai giocato. Cioè, lui si impegna, si dà da fare. Chi è? Miraglias. Ah, rispetto a quella a cui ha preso teoricamente il posto, perlomeno. No, però giocava in posizioni completamente diverse. Sì, però è uno che si vede che comunque è dentro con Simeone bisogna, certo, giocare in quella maniera. Miraglias, certo, tutta la vita. Cioè, certo, giocare Piazza e Simeone noi non ha prodotto niente. Okay. Andiamo avanti. Muriel. Ecco. Muriel, allora, al suo esordio, io 5-6. Mi ricordo, io sono stato una punta centrale, quindi le guardo con immenso amore gli attaccanti, perché guardo i movimenti, mi piace guardarli. Non è facile, arriva in una squadra completamente nuova, va a Malta, fa 5-10 allenamenti, è chiaro, è difficile. Assolutamente difficile, si muove perché si vede che tecnicamente c'è, secondo me. Anche quel tacco che fa. Il tacco sulla fascia, chiude il triangolo, arriva, chiude di sinistro e viene anticipato Chiesa, è l'azione più bella che ha fatto, sì, indubbiamente. Chiaro, io penso una cosa, se prendo Muriel, che secondo me è una punta centrale. Ma l'ha detto anche lui. Ecco, si gioca, l'unico modo per far giocare Simeone insieme è giocare con il 4-4-2, cosa praticamente improponibile. Sì, ma
è difficile, capito? Quindi vuol dire che è un'alternativa a Simeone. Però è una punta che mi piace per come si è mossa. Oggi secondo me non Pioli, è valutabile. Oggi però Pioli, Papa, ha dichiarato che, appunto a domanda del giornalista della RAI, che possono, il tridente si può formare con Simeone, Chiesa e Muriel. Quindi ci può stare? Tu da giocatore come lo vedi? Bisogna sì, che tu metta diversa gente bisogna, a bisogna anche dare a Muriel tempo di inserire bene nella squadra. Perché non è facile venire subito a entrare. Oggi ha giocato, hanno vinto, già dà molto fiducia al okay. giocatore e con il tempo ci vedremo. E anche Simeone ha bisogno di qualcuno che li aiuti, perché da solo lì è difficile. Perché Chiesa sulla fascia fa il suo lavoro, però ogni tanto quando c'è un giocatore che ti viene per sostegno davanti ti aiuta molto. È importante. Chiedigli chi gioca a centrocampo quando metti il tridente. Ti sta per dire Giorgio i cavalli di Frisia i cavalli di Frisia perché con quei tre là davanti in mezzo sei spaccato se giocano tutti e tre insieme in questo modo in mezzo cioè, Miraghi spinge se la difesa adesso è la quarta se giochi campionato. Con questo tridente diventi, Giorgio, diventi l'ultima meglio, nel giro di una partita 5-3 no. Se no, già meglio, a Firenze, no, no, meglio vincere 1-0 in fuorigioco all'89esimo no. La mia filosofia di calcio è che il risultato non è importante è tutto e cioè, no ma anche la mia ma no 5-4 è il compendio degli errori. È uguale. Riccardo, non ti... loro hanno più familiarità con le reti della pallanuoto. Sì, in media c'è 18-20 gol in una partita di pallanuoto. Sì, ma rimanendo nel... Lo vedi un attacco, un tridente di questo qui? O rimarrà un tridente delle meraviglie e non verrà mai attuato, secondo te? Credo che non possa partire come... come schema iniziale di partenza, poi durante una partita può succedere, può succedere di tutto, ma come equilibrio di squadra la vedo dura. Intanto si è tornati in campo tra Napoli e Sassuolo, sempre 1-0 il punteggio, è cambiato qualcosa Giorgio? No. Ecco, siamo naturalmente formazioni rimaste come da precedente primo tempo. Allora, andiamo avanti con le pagelle così le concludiamo, Fabio, con l'attacco. Sì. Chiesa il primo tempo era insufficiente per come la vedo, come intendo il calcio io. E la cavalcata di Simeone, il gol gli ha permesso e soprattutto il cambio da sinistra a destra, perché è stata tutta lì la svolta della partita. Lui ha cominciato a spingere, è uscito Muriel, è uscito Miraglias, lui ha cominciato a correre su questa fascia destra, non l'hanno mai preso. Ha fatto 5 percussioni e una ha dato anche una palla a Dabò, dimmi Giulio. E questo potrebbe essere una chiave di lettura, eh? Cioè sì. Se Chiesa diventa Chiesa quando quegli altri non ci sono, allora bisogna farsi qualche domanda. Sì. Non si soprattutto può sempre... Ma dimmi se ti sembra... Cioè... No, ma infatti volevo anche sentire Riccardo perché è sicuramente il più tecnico rispetto a me. Però l'arrivo di Muriel, il potenziale arrivo del centrocampista in più, secondo me mette in difficoltà una persona sola, che è Stefano Pioli. Perché ora è lui che deve dimostrare di capire che tipo di gruppo ha e non può continuare a fare le cose fisiologiche che fa una punta per una punta, un mediano per un mediano, un terzino per un terzino. Continua a non esserci un minimo di fantasia nella gestione tecnica di questa Fiorentina. E tra pochissimo infatti ascolteremo le parole di Pioli perché appunto sempre gli viene chiesta la domanda che cosa faremo sul mercato, arriverà questo centrocampista, non lo vedo proprio cioè del tutto, no convinto, però non possiamo prendere un altro giocatore per tanto per fare, dice lui, no? Deve essere un acquisto mirato. Ma poi il centrocampista per dove esattamente? Perché poi c'è Anco cioè, anche non, tridente è buono o non Miraghi spinge si dice che è buono Benassi allora davanti l'hai visto Veretù lo porti pochissimo e lui Giorgio, è uguale e siamo tutti davanti ragazzi io è una vita no. Che dico infatti lui ha detto gli attaccanti non mi mancano a questo punto una vita che dico Benassi in un'azione difensiva Stefano io Pioli è uno, oggi è fa, una un, fa una diagonale nel primo tempo sì, sì. Che è stata anticipato da un Nerino
che ora non mi ricordo chi era. Gerson? No. Benassi, gli viene preso il tempo da uno di colore di Torino. Ce ne ha due o tre discreti. Olaina. Quando sulla parte del palo destro, lui viene anticipato di testa, certo, perché un po' se lo perde, però era lì in difesa. Sì, sì. Rosso per Locatelli. Sì. Allora, rosso per Locatelli, infatti stavo andando a vedere proprio sul live della partita. Vado da Gabriele. Gabriele, visto no, meglio giallo. La... gli ha dato giallo. Sì, dovrebbe essere stato un intervento un po' sregolato da parte dell'ex calciatore del Milan, sì. Intanto, Lucia, abbiamo molti messaggi, Gabriele, chiaramente, per Papa Vaigo, ad esempio questo di Giulio, che ci dice: Papa ci ha regalato un pomeriggio meraviglioso, in riferimento chiaramente alla storica vittoria contro la Juventus per 3-2. In più abbiamo anche un messaggio per il nostro Giancarlo in studio, che ci chiede, Luciano, un commento sulle lunghe soste causate oggi dal VAR. Se disturbano un po' troppo lo spettacolo? Quindi questa è una domanda... Ma ho già risposto prima. Cioè, appena c'è una sensazione che qualcosa non va, bisognerebbe andare subito a vedere. Anche perché è la logica conclusione, no? Perché solo il fuorigioco, come dicevo prima, è una cosa oggettiva. Però la discrezionalità, è inutile che te ascolti, valuti insieme se non hai il conforto delle immagini. Appena ti chiami, dici: guarda, per me ha fatto mano. Prendi, vai a rivederla e si sintetizza un pochino, perché questi tempi, un minuto e passa per ascoltare, che irrita. Poi te la vai a vedere, vacci subito, no? Si risparmia tempo e la cosa diventa più snella. Bene, concludiamo le pagelle con Fabio Giorgetti. Fabio, eravamo rimasti nel Simeone, l'avevi 6-7. No, Simeone secondo me è entrato con la concentrazione giusta. Non era facile, perché è stato comunque, alla fine è partito dalla panchina, un titolare. Sì. Alla prima partita dell'ultimo acquisto, mi sembra che abbia reagito non solo con il primo gol, ma anche difendendo la palla, tornando. Mi sembra che abbia dimostrato davvero un buon carattere in questo caso, e ho notato anch'io nel cambio che comunque di solito nei cambi, quando esce quello che per cui si è andato in panchina, non è così banale. Vabbè, vediamo fra uno, fra due, tre o quattro. Sì, sì. Intanto, questo spunto e sto sguardo si è visto. Però la professionalità, secondo me, che ha dimostrato Simeone, è un ragazzo che comunque l'anno scorso ha fatto 14 gol, quest'anno non è stato facile. Però io sono ottimista. Ecco, Papa, è importante però, no? Un po' la competitività all'interno del gruppo, cioè tira fuori comunque quel qualcosa in più che un attaccante deve sempre dimostrare poi alla fine. Questa fa parte del gioco, se non c'è qualcuno che ti spinge o hai paura di perdere il tuo posto, ti accomodi e sei tranquillo. Esatto. Un giocatore non deve essere mai... essere tranquillo, deve sempre sotto la pressione dal mister o dalla società o da un giocatore che è pronto a prendere il tuo posto. In modo da poter sempre dare di più, insomma, sempre, assolutamente. Sempre. Conclusione, allora, Fabio, con le pagelle, così ci buttiamo sul mercato. Perché, Riccardo? Scusami, Riccardo, dicevi... No, quello che dice lui è giustissimo, cioè funziona così. Certo, Io non l'ho mai capita. Non l'hai mai capita? No. Né da giocatore né da allenatore. Non capisco perché uno che è tranquillo del suo posto debba avere qualcuno per forza che lo spinge, si imborghesisce. Purtroppo no, funziona così. Però perché il meccanismo, quello per cui ti porta a fare secondo meglio, me non, funziona. Secondo me non succede a tutti. Papa, sai che puoi dire? No. L'esperienza personale fa. Allora, io ti dico la verità, questa oggi mi fa ridere, perché noi a nostra epoca era dura, noi era tutto preparato all'inizio, tu devi essere vice Gilardino, devi aspettare e augurare la persona che ci fa male per giocare, anche tutte le colli che tu puoi avere, tu devi aspettare, a nostra epoca, adesso sono cambiati, però noi l'abbiamo vissuto di persone, essere giovani, quando venivo a trovare dei vecchi, ti dicevano proprio: tu sei vice tel, o sei il terzo dal posto, deve aspettare e augurare che qualcuno si faceva male. Per dirti che io, quando sono venuto a Firenze, c'aveva quarto ale, io ero quarto. Chi avevi davanti quarto. A te? Ricordacelo. Santana, Silmione, Osvaldo e Papa Vaigo arriva.
io non l'ho augurato a nessuno, ho avuto la fortuna di entrare in campo. Certo. Era una cosa proprio, era così, però adesso i tempi sono cambiati. Secondo me il calcio italiano è andato in avanti, però quelli che hanno giocato tanti anni fa lo sanno benissimo, con tanti anni ci diceva sempre visce, dovevi aspettare. Adesso i tempi non aspettano, perché il calcio va troppo veloce, bisogna essere forte e quando sei dentro gli 11 non uscire più. Io penso che solo il portiere debba avere la tranquillità del posto, perché il portiere è un ruolo un po' diverso dai giocatori di movimento, e quindi gli altri devono stare sì sulla, un po' sulla corda e non adagiarsi, mentre secondo me il portiere no. Ha bisogno, allora devo andare di più in pubblicità. Serenità. Fabio, concludiamo le pagelle, grazie. Da boh, senza diciamo no. Non e Gerson è... che assolutamente Gerson... insomma, si è reso protagonista di uno sciagurato retropassaggio. Incredibile. Poi che... è partito tutto veloce, ho detto vai la volta buona dopo, no, la ma Roma. Sembrava, partita, sembrava che fosse la porta dall'altra parte, no? Da come è andato. Iago Falchi in posizione irregolare. E poi se non sbaglio era quella fuori gioco. Poi comunque la Fonte si è trovato pronto e quindi l'abbiamo scampata. Ci fermiamo, rimanete con noi, tra pochissimo mercato. Attenzione, delle chicche importanti, non cambiate canale. Valentina a Prato, aperti 364 giorni all'anno, dalle 4.45 alle 20. A tua disposizione per colazioni, merende, punto pranzo, enoteca. Rivendita pane fresco tutti i giorni e cioccolata delle migliori marche. Bar Valentina, un solo bar per mille servizi. Da 20 anni a Prato in via Roma 465, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook. Distinguiti, dona il plasma. Sillab è realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. All'inizio ero scettica, non riuscivo a trovare niente che si prendesse cura del mio corpo. Poi ho trovato i prodotti Corpo e Gesti. Sono biologici e la mia vita è cambiata. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. In diretta alle 22.02 e ascoltiamo tra pochissimo le parole del tecnico Stefano Pioli nella post gara, che ha parlato naturalmente di quella che è stata la vittoria al Philadelphia a Torino contro appunto la squadra di Mazzaro. Una doppietta di Chiesa porta la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia, che presumibilmente disputeremo insomma tra la vincitrice, tra Roma e Entella, quindi staremo a vedere quello che accadrà domani. Gabriele Taverni, hanno parlato tra l'altro i giocatori della Fiorentina nel post gara, tra cui un Chiesa che dice buona la prima del 2019, con anche Benassi e Biraghi, se non erro, si sono lasciati naturalmente ad un commento su Instagram. Sì, esatto, c'è molta gioia chiaramente tra i giocatori della Fiorentina, mentre quando arrivano le sconfitte chiaramente c'è molta delusione, questo è normale. No, soprattutto anche Biraghi, che ha scritto chiaramente sui social: prima partita, prima vittoria, abbiamo iniziato bene, avanti così. Successivamente anche l'esultanza di Simeone, andiamo ai quarti, sempre postando una foto. Certo. Quindi ecco, c'è molta gioia sì tra i giocatori della Fiorentina. Ribadiamo il risultato di Napoli-Sassuolo, 1-0 ancora, quindi ricordiamo inoltre che chi vincerà tra queste due squadre incontrerà la Lazio,
che ha battuto il Novara oggi per 4-1, quindi e approderà chiaramente ai quarti di finale. Tanto giallo per Peluso, se non erro, vero sì. Giorgio? Ecco, stavo guardando il live di Napoli-Sassuolo, quindi un altro cartellino giallo. Ci state scrivendo in tantissimi nei nostri social di Casa Viola, sulla pagina Facebook anche di Toscana TV, dove c'è anche la diretta streaming, come su fiorentinanews.com. Ringraziamo la redazione anche proprio di fiorentinanews.com per tutto quello che è lavoro naturalmente di redazione, come per il brivido sportivo. Scriveteci 342-1971-871, tanti messaggi anche per Papà Vaigo, che ci è venuto a trovare qui a Casa Viola in questa giornata. In questo momento sta facendo un percorso proprio alla Folgore Caratese in Serie D, perché insomma chi gioca non si ferma mai, vero Papa? Perché insomma si passa da una serie all'altra, poi ovviamente gli anni passano, però la voglia di giocare c'è sempre finché si può, giusto? Sì, perché ho fatto un paio di anni a Dubai. A Dubai sei e stato? E dopo un po' di cambiamento, l'Italia mi mancava un po' e volevo anche cominciare questo progetto che ho in piedi, esatto. A tornare qua, imparare le cose che tende il giocatore non lo puoi sapere, bisogna cambiare, certo. In un modo per capire come comportarsi come dirigente, comportarsi in un modo o l'altro come giocatore, tutto da imparare. Sto facendo questo in percorso per dopo tornare in Africa. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo, andiamo avanti e ascoltiamo quelle che sono state le parole di Pioli, un breve estratto dalla conferenza stampa post match. La partita è stata equilibrata, difficile, contro un avversario molto forte dal punto di vista fisico, molto forte dal punto di vista dell'aggressività. Il campo era un campo insidioso, scivoloso, duro e quindi era difficile manovrare. Sapevamo che poteva essere un pallone a decidere una partita così equilibrata. I miei giocatori sono stati molto bravi a soffrire nei momenti giusti e a colpire anche nel momento opportuno. Poi credo che sia Muria che Simeone abbiano dato il proprio contributo alla squadra, è così che si fa. Non deve nascere un dualismo, nella mia testa non c'è dualismo, nella mia testa c'è solo di scegliere la squadra migliore per la singola partita, e questo abbiamo fatto oggi. Chi è entrato molto bene, su questo bisogna assolutamente continuare, perché è una di quelle cose che invece nel giorno d'andata non ci ha dato dei grandissimi vantaggi, e quindi contento molto per i giocatori e soprattutto perché è per come si sono preparati a questa partita e per come si sono rimessi subito a disposizione al lavoro dopo le feste di fine anno. L'hanno fatto con grande disponibilità, con grande attenzione, quindi è un premio ed è anche una situazione che ci deve convincere ancora di più dei nostri mezzi, perché insomma vincere qua e passare comunque quest'ottavo non era sicuramente una cosa facile. Le chiedo qualcosa su Federico Chiesa, perché mi sembra che nel secondo tempo abbia cambiato passo, era molto più, non so, determinato, voglioso, sembrava avesse fatto qualcosa di più proprio rispetto alla prima frazione di gioco, o poi le chiedo un'altra cosa, intanto questa. Io credo che voglioso sia stato anche nel primo tempo, sia stato un po' meno preciso nella posizione, ha lavorato un po' troppo sulla sinistra, mentre avevamo preparato un po' di più la sua posizione sul centro-destra, però Federico sta lavorando bene. Gli ho solamente detto prima partita, gioca per come ti alleni, perché l'anno scorso ogni tanto Federico in allenamento ogni tanto si assentava. Quest'anno invece è il contrario, fa degli allenamenti a 1000 all'ora e se fai allenamenti a 1000 all'ora poi devi giocare a 1000 all'ora. Lui l'ha fatto e ci ha dato sicuramente un grosso contributo per la vittoria. Volevo capire se sull'episodio VAR del primo tempo ha rivisto un po' i fantasmi di Genova, su un episodio simile. No, ero sicuro che non ce lo davano, quindi non mi sono neanche allungato il collo come ha fatto Genova per vedere il VAR, anche perché se devo buttare via dei soldi preferisco darli in beneficenza piuttosto che pagare delle multe salate, e quindi sono rimasto molto tranquillo. Mister, nell'ultima partita a dicembre Veretout ha giocato come interno, oggi ha giocato come interno, io mi riallaccio anche il nome che era uscito nelle ultime ore di Obiang. Cosa cercate nel centrocampista, o comunque in un centrocampista che possa arrivare in questo momento alla Fiorentina? Noi cerchiamo un giocatore che migliore di quelli che abbiamo già. Di Jordan a Genova ha fatto l'interno, oggi secondo me ha fatto il secondo mediano, però comunque va bene. Tanto Jordan, dove lo metto, è forte, quindi non è un problema. Però se troviamo un giocatore più forte dei 6 centrocampisti che ho a disposizione e se ci sono le condizioni giuste per la società, chiaramente, per domanda, offerta, queste sono cose sulle quali non posso incidere, ci faremo trovare il ponte. Altrimenti trovi quello fu? È la crescita della squadra che ci deve aiutare a fare un giorno di ritorno migliore. Un po' di lavoro, e lo trovi?
Eccoci tornati in diretta con Casa Viola alle 22.08, queste le parole di Stefano Pioli. Pioli che dice, dobbiamo fare un girone di ritorno ottimo per ritornare su in classifica. Abbiamo davanti squadre come Torino, Atalanta e Sampdoria. La nostra prospettiva appunto è migliorare la posizione del girone di andata. Riccardo, da allenatore, ex allenatore quale sei stato, è giusto il concetto di Stefano Pioli? Punti persi nel girone di andata per i pareggi, lo sappiamo, la pareggi dire che è sbagliato mi sembra è giusto. No, ma concordo comunque sul fatto che ci sono squadre davanti insomma importanti, vedi la Sampdoria che andremo ad incontrare il 20 e che non sarà facile, ecco. No, indubbiamente, però credo anche che ci sia un equilibrio sostanziale fra un lotto di squadre tra cui ci può stare anche la Fiorentina, come si diceva anche in apertura di trasmissione, sono state perse delle partite che potevano benissimo non essere perse. Contano molto gli episodi e quindi anche la partita di oggi secondo me è una partita che poteva per poco anche andare male, poi è andata molto bene alla fine, siamo tutti contenti, però penso che se la Fiorentina possa avere un pochino più di fortuna e trovare qualche soluzione in più, magari con anche quello con l'acquisto di Muriel e forse anche con qualche altro acquisto, perché no, con queste squadre qui può sicuramente fare partita. Allora, la Fiorentina che ha chiuso il girone di andata con 6 vittorie e 5 sconfitte, con 26 punti, mai così male, insomma purtroppo dal 2012 la Fiorentina si ritrova appunto nel mezzo, vediamo la classifica nella terra di mezzo, insomma da quelle squadre che proprio come diceva Riccardo, perché sono un po' tutte diciamo lì che si contendono una posizione importante insomma in classifica, e ci attende un miniciclo, tra l'altro vediamo anche le prossime gare dove noi incontreremo appunto la Sampdoria che ha perso purtroppo ed è uscita dalla Coppa Italia nella partita di ieri, ma che è una squadra molto forte. Papa, sei d'accordo? La Sampdoria sta facendo un buon campionato. Sì, fanno un bel palleggio, io l'ho visto giocare e mi piace il loro modo di giocare. Sapendo anche il loro mister, piace un bel gioco, è da tanto tempo che lo sta facendo. Però la Fiorentina adesso con la Lazio non è tanto. Secondo me si continua con queste dinamici che stanno facendo, anche un po' di cattiveria, perché ogni tanto sono delle partite che perdono proprio, ci manca un po' di cattiveria, perché ogni tanto... Essere cinici, come diceva anche... Sì, non solo. Se ti metti, ogni tanto la partita demanda cattiveria, bisogna mettercela e basta quello, puoi vincere le partite facilmente. Quindi ci naturalmente distanzia pochi punti da quella che è la zona Europa. Secondo te, Fabio, è realmente un obiettivo possibile per la Fiorentina? Ma io credo, allora, 26 punti non sono molti oggettivamente. Io vedo giocare questa squadra nello stesso modo da ormai diversi mesi. Abbiamo perso una partita in casa contro il Parma brutta da tanti punti di vista. Io, se Muriel fa 10 gol, 12 gol, te puoi arrivare puoi lottare. Da qui alla fine di giugno? Sì. Poi ti svegli sudato. Ricordiamo che però... 10 gol li può fare. Se... In 6 mesi mai. Ha fatto una volta in tutta la sua carriera 12. 8 gol firmo subito. Però attenzione, perché solo il centrocampo ha dato 11 gol in questa prima parte di campionato, quindi ci può essere anche non soltanto l'attacco ma anche un centrocampo che ti può aiutare, Giorgio. Sì, bisogna anche vedere se... Quante partite manca alla fine? 19. Cioè, tutto il girone di ritorno. Tutto il girone di ritorno, 19. 8 vorrebbe, gol potrebbe vorrebbe, essere un vorrebbe obiettivo, dire Muriel fare quasi un gol a partita, non è una media sua. Sarebbero male 8 gol. Posso fare una domanda a Papà? Assolutamente. Si è rafforzata di più la Fiorentina con Muriel o la Sampdoria con Gabbiadini? Altro che era in ottica Viola, no? Beh, non lo so, sai, non so ancora mister quali sono le sue esigenze in mezzo campo. Si ricorda benissimo come ci si comporta nel mondo del calcio, Papa Vaigo, cercare di non disturbare nessuno e di rispondere giustamente, perché non sappiamo quale suo... Diciamo che entrambi non giocavano, perché anche Gabbiadini al Southampton non aveva minutaggio nella sua squadra, come Muriel non l'aveva con il Siviglia. Chi si è rafforzato di più, Riccardo Tempestini? Perché sei un pochino meno politically correct. Io penso alla Fiorentina. Penso alla Fiorentina perché aveva bisogno di qualcosa di più lì davanti rispetto alla Sampdoria, però per quello che può essere. Secondo me
in termini assoluti è più forte Gabbiadini di Muriel. Però l'esternazione di Giampaolo ha fatto un po' rimanere, sì, no? Giorgio, Gabbiadini è più forte forse di Muriel, però va in un attacco dove c'è già Quagliarella, per quello dicevo, loro c'era più bisogno per noi. Cioè, è percentualmente Muriel secondo me non inciderà. Incide di sì, più. Sì, questo. Secondo me 8 gol se li devi porre come obiettivo per un attaccante su 20 partite, se no... Poi comunque, quello che non riesco a capire è, non so se c'è ancora un postumi dell'infortunio, ma Piazza. No, cioè, vabbè, Piazza no, è fuori allora, quindi è fuori dal no, c'è stato un po', si sono incontrati, c'è stato un avvicinamento Piaga, tra bianconeri. Come viene chiamato da tifosi, Piaga. La Fiorentina fino alla fine del campionato, la società Viola vuole trattenerlo a Firenze, poi si starà a vedere. Nel frattempo speriamo secondo che possa me avrà pochissimo ritagliarsi spazio. Un buono spazio all'interno di questo attacco. Invece di Rue avrà pochissimo spazio Piazza, e comunque io me l'auguro con tutto il cuore, ma per andare in Coppa, in Europa League, ultimamente ci vogliono 60-59 punti. L'anno scorso servirono 60 punti all'Atalanta per agganciare l'ultimo piazzamento buono per l'Europa. Tanti. 59-60 punti vuol dire fare un girone di ritorno dove fai 7-8 punti in più. Di questo. Esatto. E non è facile. Comunque già vincere domenica, al di là dei 3 punti, vorrebbe dire accomodare a pro nostro la differenza degli scontri diretti con la Sampdoria, perché là abbiamo fatto 1-1, cioè alla fine sono piccoli particolari, no? Già mettersi davanti alla Sampdoria negli scontri diretti sarebbe già un passo avanti, no? Quindi domenica credo obbligatorio, no? Scusa Lucia, all'89esimo sotto gol giocando male con la mano. Bene, poi andiamo con la sul mercato. Non vista. Muriel non ha mai fatto più di 12 gol. Credo che 12 gol sia stato il suo campionato intero. Lui ha una media di un gol ogni 3 partite. Allora, un altro messaggio alla nostra amici a casa, grazie a Gabriele, perché ci stanno scrivendo veramente in tantissimi, al 342-19-71-871. E poi mi dici, mi fai un po' di flash di mercato, Gabriele. Sì, allora nel frattempo volevo dire Lucia che è entrato Babacar, approfitto magari entrato dopo Baba. Esatto, per chiedere magari anche a Papa Vaigo quanto magari potesse essere anche utile Babacar nell'attacco della Fiorentina adesso, è stato ceduto lo scorso anno, se lo conosce appunto quanto quanto gli è dispiaciuto se anche a Babacar. Se va a fare comodo questa Fiorentina, Babacar, volendo... Papa? Sì, però è un paio di anni che sta qua, non lo so quale rapporto c'ha con l'attuale società, cos'è successo, perché normalmente doveva essere la bandiera proprio, certo. Perché tanti sono andati invece via, poi... era più avanti. Adesso, andando adesso a Sassuolo, è lui che deve mettersi in gioco, avere il fame di dimostrare che merita di tornare a Firenze, perché sai, calcio, ti danno una mano e l'altra mano, sei un passo sei in avanti, un passo sei indietro, sei certo. Tu che deve accogliere un momento giusto, e per portare adesso vediamo io domani vado, perché lui deve fare sua gara di beneficenza che fa domani sera, è una cosa bellissima, sono invitato, si andrò domani perché lo fa per l'Africa, si, è una cosa bella. Muovendo lui sotto questo punto di vista È una cosa bellissima da uomo, sono molto contento del fare. Parteciperai domani, dove sarà la cosa? Domani non lo so esattamente, l'invito ce l'ho, però in Firenze. È a Firenze e domani tutti saremo lì a fare questa gara. A sostenere questo progetto. E beh, gli fa assolutamente onore. Poi, insomma, Babacar è legatissimo a Firenze, come insomma lo sei rimasto anche tu, Papa. Sì. Andiamo avanti, prego, sì, Gabriele. Sì, esatto. Sul mercato Corvino è un po'. Ha un po' le mani su più fronti, perché per quanto riguarda il centrocampista sappiamo, appunto, l'abbiamo già detto, di Obiang, la situazione è in stallo, non è definitivamente diciamo calata il fatto le sue quote, diciamo, che possa approdare alla Fiorentina, però Corvino in ogni caso tiene sott'occhio, molto bene sott'occhio, le due situazioni a Napoli, quelle di Rog e di Diawara, quindi in ogni caso parliamo di trattative che potrebbero andare a concludersi in ogni caso in prestito, perché è difficile. Il Napoli si priverà di due calciatori pagati veramente a caro prezzo la scorsa estate, quindi due estati fa, scusate. Quindi in ogni caso Corvino però cercherà di portare a Pioli un nuovo centrocampista, se lo troverà comunque sia migliore, perché come ha detto l'allenatore della Fiorentina, la Fiorentina non andrà sul mercato tanto per fare, ma cercherà di aumentare il tasso tecnico della rosa. In
in ogni caso. Benissimo, adesso ci concentriamo sul mercato. Grazie Gabriele, diamo un attimo spazio alla regia per un piccolo spazio pubblicitario. Torniamo, nel frattempo la partita non si sblocca, sempre ferma sull'1-0 tra Napoli e Sassuolo in questo posticipo di Coppa Italia. Fra poco. All'inizio ero scettica, non riuscivo a trovare niente che si prendesse cura del mio corpo. Poi ho trovato i prodotti Corpo e Gesti, sono biologici e la mia vita è cambiata. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Il momento è arrivato! Da Porcellotti Moda, grandi saldi invernali firmati e scontati dal 30 al 50%. La moda più attuale e i marchi più famosi possono essere tuoi a prezzi ancora più convenienti. Porcellotti Moda, a Terranuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo. Ti si è strappato un vestito? O la tasca della camicia? Si è staccata una cinghia? Quello che ti serve è Starlife Fast Sew, la tua macchina da cucire personale che ti permette di riparare ogni tipo di strappo in modo facile e veloce. È perfetta per riparazioni quando sei in giro, puoi portarla sempre con te. Entra in borsa e puoi riparare la tua gonna mentre la indossi. Incredibile! Dimentica quelle macchine da cucire ingombranti, Starlife Fast Sew è la macchina da cucire piccola e portatile che funziona velocemente. Ti permette di riparare le tende senza dover le staccare e se hai un buco nel cuscino, richiudilo senza toglierlo dalla fodera. Il cuscino della sedia si è scucito? Riparalo direttamente dalla sedia. La tua trapunta preferita si è scucita? Ricucila senza spostarla dal letto. Cuciture di qualità resistenti, durevoli e che non cedono. È perfetta nella stanza per studenti. Puoi riparare la tenda in campeggio o anche in vacanza. La mia pesante macchina da cucire è computerizzata. È così complicata. Dovevo consultare il manuale ogni volta per capire cosa dovevo fare. Fast Sew è la macchina più semplice che abbia mai avuto. Chi avrebbe mai pensato che puoi cucire una camicia mentre la indossi? Starlift Fast Sew fa praticamente tutto quello che fa una macchina normale. Guarda, questa tovaglia ha bisogno di una veloce riparazione, ma non è facile con una macchina normale. Bisogna togliere le cose che ci sono sul tavolo, portare la tovaglia nella stanza del cucito, ma lo spazio non è mai sufficiente. Basta! Starlife Fast Sew è leggera e super potente. È così facile da usare che ti consente di riparare la tovaglia in pochi secondi mentre è ancora sul tavolo. Starlife Fast Sew è delicata e sicura su tessuti come la seta o il pizzo, ma potente per i tessuti più spessi, come il denim o il cuoio. Puoi perfino riparare una cerniera in pochi secondi. Dai sfogo alla tua creatività. Cuci borse, tovaglioli e tovagliette. Puoi creare qualunque cosa con Starlife Fast Sew. Vi presento la mia nuova migliore amica, è Starlife Fast Sew. Mi piace perché è così comoda, leggera e potente allo stesso tempo. Mi si era strappato l'orlo della gonna, normalmente mi sarei agitata, ma grazie a Starlife Fast Sew ho sistemato l'orlo in pochi secondi e ho partecipato alla riunione. Dai sfogo alla tua creatività, cuci borse, tovaglioli e tovagliette. Puoi creare qualunque cosa con Starlife Fast Sew. Le normali macchine da cucire possono costare anche più di 150 euro. Vi presentiamo Starlife Fast Sew al prezzo vantaggioso che vedi sullo schermo. Ma c'è di più! Ti raddoppieremo l'offerta! Riceverai due Starlife Fast Sew al prezzo di uno. Ma non è finita! Riceverai anche un set completo di rocchetti e bobine da 20 pezzi totalmente gratis. Hai 30 giorni per provare il prodotto e se non sarai soddisfatto, ti basterà rispedircelo. Ti verrà rimborsata l'intera cifra. Dovrai solo pagare le spese di packaging. Si tratta di un'offerta limitata non disponibile nei negozi, quindi devi affrettarti. Visita il nostro sito kalaishop.com. Eccoci tornati in diretta a Casa Fiola, rush finale di questa trasmissione. Napoli-Sassuolo 2-0, partita praticamente conclusa. Ci ha pensato appunto Ruiz con una saetta a siglare il doppio vantaggio dei partenopei con un assist di Milik che oltre al gol appunto ci ha messo lo zampino anche in questa in questo secondo gol. Sono le 22:22, facciamo mercato perché come da inizio di puntata vi annunciavo delle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Casa Viola che vedono protagonista
e viola proprio sul mercato, non soltanto con il primo acquisto di questa sessione del mercato invernale, che è stato proprio dei viola il primo acquisto, con l'arrivo di Muriel, la sorpresa o quasi, perché comunque c'erano delle indiscrezioni riguardanti il suo arrivo o meno già da tempo, poi però si è mossa subito la Fiorentina a fronte di un Milan che aveva cercato appunto di fare il passo falso alla squadra di Pioli. Gabbiadini invece poi, che era un altro degli acquisti, sembravano essere papabili, è andato alla Sampdoria, che incontreremo appunto nella prossima giornata di campionato. Allora, dicevamo, centrocampo, nel mirino Corvino ha messo un nuovo giocatore, si parla di un buon ingaggio da poter spendere da parte di Viola, perché si parla di Obiang, poi purtroppo sembrava quasi concluso questo arrivo del giocatore, che tra l'altro è stato un pupillo dello stesso Corvino già dai tempi in cui il ragazzo era molto giovane all'inizio carriera, che vorrebbe riportarlo proprio a Firenze. C'è stato però un veto, un no da parte del patron del West Ham, una valutazione proprio come dice la schermata che ha fatto per noi Gabriele Taverni, 13 milioni, 4 presenze in stagione con il West Ham, quindi ovviamente il giocatore cercava naturalmente di andare a avere più minutaggio nelle sue gambe, quindi cambiare la sua squadra. Il patron però sembra aver messo il veto, il no, però attenzione, perché sembrava un no definitivo, mentre ancora ci potrebbe essere qualche possibilità. Credo, insomma, crediamo la questione sia, possa essere chiusa, ma un credo di più potrebbe dire, diciamo, che ancora le cose potrebbero succedere. Giorgio, che idea ti sei fatto? Potrebbe essere questo il giocatore giusto per il centrocampo viola? Non ne ho la più pallida idea, perché 4 presenze nel West Ham vuol dire che è veramente un giocatore non in condizione, perché se non giochi nel West Ham, in quest'anno del West Ham, vuol dire che c'è qualche cosa che non quadra. Però le caratteristiche di Obiang sono sicuramente caratteristiche utili, sarebbero caratteristiche utili per il centrocampo della Fiorentina. È che 13 milioni non li spendi neanche nel mercato estivo. La valutazione è 13, diciamo, l'affare era 10. Men che meno le spendi a gennaio. Per cui io credo che sia solo ed esclusivamente una questione economica, se è vero come è vero che nelle ultime ore si è fatto sotto, mi pare, il Valencia come squadra spagnola, e lì in Spagna spendono più facilmente che da noi. Quindi, ecco, sembra che al patron appunto del West Ham non andassero al genio le modalità di pagamento, cioè 10 milioni ma presumibilmente da pagare in più in tranche, prassi ormai insomma consolidata nel mercato, ma di fatto questo sembra essere stato lo stop in atteso. Fabio, sei concorde insomma su questo? Io credo su questa valutazione e sul giocatore. Io mi piacerebbe che la società in questa situazione facesse un investimento sul futuro. Io questo un giocatore ora non ti dico di prima fascia, perché chiaramente è improponibile poter fare un acquisto in questa stagione, però vedo tanti centrocampisti italiani che possano magari recitare un ruolo come investimento nel futuro. Mi piacerebbe, io non lo conosco io Obiang, ha ragione Giorgio nel dire che comunque vada sicuramente è non in condizione, perché quattro presenze partite non è un grandissimo investimento. Però anche Muriel non aveva fatto praticamente c'è da dire passaggio. Che il West Ham gioca con il 4-2-3-1 e i due davanti alla difesa sono due che sono difficili da scalzare. Come se ci avesse Nainggolan e Veretout, cioè glielo prendi male. Sì, però se un gioca da 4 mesi, sì. Tra 19 partite e finì il campionato. Io certo, quando faccio, almeno io, penso che se intervenga a gennaio, intervengo per incidere subito, capito? Quindi ho bisogno di un qualcuno che i minuti nelle gambe ce l'ha, è in grado, e quindi devo spendere una cifra diversa da quella per poter fare la differenza a gennaio in per una fare squadra. Sei punti in più per andare in Europa, io non piglio Obiang. Ed è l'altra faccia della medaglia di quello che ho detto. Di Obiang, del giocatore. Per incidere bisogna spendere. Sì, non sappiamo anche le motivazioni perché non gioco lì. Magari non puoi giocare in un'altra squadra, per un'altra squadra ti può vedere dai suoi meccanismi. È sempre in ballo, e giustamente un giocatore ha bisogno anche di essere in gamba per essere subito entrare e far parte dal meccanismo, perché si rimane 4 mesi senza giocare è dura. Però non so quali sono le motivi, si serve veramente Fiorentina per fare un salto in alto, perché no?
Attenzione però a quello che è anche l'asse che si sta appunto che si sta mettendo su con l'Empoli, perché la Fiorentina ha un contatto diretto appunto con la società, la seconda società appunto toscana dell'Empoli, per Traoré, perché appunto Fabio diceva pensiamo al futuro, no? Questo giovane giocatore Traoré che sta facendo veramente molto bene, un classe 2000, un perno in questo momento della squadra azzurra, 16 presenze quest'anno. Il giocatore, insomma, Corvino sembra essere proprio piombato sul giocatore ivoriano, 15 milioni per quanto riguarda l'accordo che si può trovare, però un giocatore che ovviamente arriverebbe nella sessione estiva in questo momento. E però attenzione, perché ci sarebbe questo scambio: se da una parte Traoré si farebbe per giugno, potrebbe arrivare il terzino Di Lorenzo con Terò e Dragoschi, che potrebbero andare dall'altra parte. Faccia di Giorgio. No, sicuramente che l'Empoli stia cercando un portiere, questo è cosa cognita. Non ha minutaggio nelle gambe, vorrebbe andare a giocare e potrebbe essere, conoscendo, diciamo, Iachini, che pigli Terò. Non credi? Terò che sta dicendo di no a tutti, al Frosinone, è mia scema. A un ingaggio, sta qui, comunque. Non gioca, piglia soldi. Sì. Perché deve andare a fare, perché deve andare a correre la vita? Lui monetizza ora quella che era stata l'esigenza e l'emergenza della Fiorentina quando lo prese. Di solito giocatori di quell'età, quando si trovano in quelle situazioni di mercato dove chi ti prende è con l'acqua alla gola, sei tu che comandi. E poi sicuramente a quell'età lavori sul triennio almeno, perché sai che il primo anno lo giochi, e gli altri due male che ti vada rescindi, per cui comunque tu i soldi li porti a casa. Saresti concorde a questo scambio, Riccardo? Non saprei dirlo, sì. Esattamente, mi piace l'idea Traoré, sicuramente, quella sì, però a me sfugge un po' qual è l'obiettivo della Fiorentina, però, perché poi se devi costruire una squadra. L'obiettivo quindi, della Fiorentina è la ricerca di un regista, la cessione di Bade l'ha messo ma nella a breve, cioè, al campo, è perché una strategia tattica o una strategia immediata? Sì, tattica intendo immediata. Oppure è così. Se vuoi arrivare in Coppa UEFA, bisogna tu per il futuro, se no non c'è modo. Perché allora fai i compromessi, fai giocare chi ti porta il risultato immediato e magari fai anche, provi a fare anche l'acquisto, forse al di là di quelle che sono le abitudini, le tasche. Io l'apprezzo, se lui mi dice. Se no, che chiedi non ci sia. Se no si programma. Mi dici, prendo Traoré, spendo 15 milioni, do via quei due. Bene, io capisco e te investi sul futuro. 15 c'è un su 2000. Traoré rispetto a 13 per Obiang, 15 tutta su Traoré, vice, tutta la vita. Tutta la vita. Tutta la vita. Io, ma almeno ho chiara la strategia. Io se preferirei mi dici questa soluzione e prima di spendere ora che poi, cioè ora adattarmi con Norgard eventualmente, certo, e riportare Veretout nel suo ruolo dove si esprime meglio. Qui per arrivare nei Europa League spendi 30 milioni e non appunto, è detto, se no è finita. E investire sul futuro con questo allora, Traoré. Cioè andare a spendere ora 10, 7, all'Europa League a 60 punti. Per nulla. Ce n'hai 26. O Bianche 4. E far 34 punti. Già c'è Mure 4 partite. Prendi un altro. Poi alla fine Giorgio giustamente mi fa notare, guarda, c'è 19 partite e lui non ha mai fatto più di 12 gol. Fare 10 go, 8 go implicherebbe una media che lui non ha mai sostenuto. Lui ha una quindi media di un gol ogni 3 partite. Alla fine può capitare in determinate annate uno faccia tanti gol. Comprese la Coppa, speriamo di arrivare in fondo, sono 5 partite. 5, guarda, 19, io dovessi 24. Scommettere, l'ho detto, io scommettere tutto sulla Coppa. Lo so, però sei dalla parte e ti fa cedere anche all'Europa. E detto di gol, attenzione, perché si era divulgata una notizia che riguardava Federico Chiesa, match winner di questa giornata di Coppa Italia con la doppietta al Torino. Si è appunto diffusa questa notizia che ci doveva essere questo incontro importante tra l'entourage del giocatore, cioè suo padre Enrico Chiesa, e la Fiorentina, un incontro che era stato chiesto nella pausa appunto invernale, che di fatto sembra essere slittato nel mese di giugno. Beh, comunque sempre fonti vicine alla redazione di Casa Viola ci fanno sapere che non c'è assolutamente niente di vero in questo, che i rapporti sono tranquilli e di comune accordo tra le due parti, e che quindi al momento la situazione tra Federico Chiesa e la società Viola è forte del contratto che vede il giocatore
Gabriele, dammi conferma, con scadenza 2022, giusto? Sì, esatto, esatto. Diciamo che c'è un'opzione, la possibile ipotesi di un eventuale rinnovo, chiaramente porterebbe il contratto di Federico Chiesa al 2023 con adeguamento dell'ingaggio, dato che il talento viola ora percepisce intorno agli 1,8 milioni di euro, quindi si parla di portarlo sui 2,5, ecco, più o meno le cifre di cui si parla adesso sono queste. Attenzione però, perché poi si aprirà, no, Giorgio, una sottospecie di folle asta al rilancio per quanto riguarda il gioiello della Fiorentina. Nel frattempo, quasi Mimmo Berardi al gol, ecco, si è mangiato il gol del 2-1. Si è mangiato il gol. Altro giocatore incompiuto. Praticamente un rigore, cioè un passaggio davanti alla porta. Era esattamente a 5 metri e mezzo dalla porta. Manca sempre uno per arriverà un Napoli, una Juventus, e gli offrirà alla Fiorentina 70 milioni e 6 milioni a lui. E allora 70 milioni la valutazione in questo momento di Federico Chiesa, sono giusti 70 alle milioni 3, o alle 5 tanto, forse anche 80. È un giovane talento italiano. Oggi si vede il calcio italiano, lui fa parte dei miei giocatori italiani che io vedo in realtà. Si prende 5 giocatori, lui fa parte di questi 5 giocatori, certo, che può portare il futuro dell'Italia anche con la nazionale. È un giocatore molto importante e molto valutato. Secondo me il Fiorentina deve tenere 50 stretto. Milenkovic, giusto Papa? 50 Milenkovic, Chiesa. Allora, Marotta per l'operazione Chiesa. Marotta per l'operazione Chiesa ha a disposizione 100 milioni per la società, ecco, di cartellino. A disposizione 100 milioni per il cartellino di Federico Chiesa e una proposta di 7 milioni per 3 anni, netti. Su stavo basso. Alla quale noi non ci arriveremo 7 mai. 7 milioni per 3 anni? Ci lanci una bomba non di poche circostanze. Non 7 per 3. Riprendiamo 7 all'anno per 3 anni. Guarda, con quello che dai a lui lascia perdere, ma con 100 milioni è già là. Vabbè, attendiamo naturalmente la fine del no, campionato, perché Diego fa così. Sicuramente questo non avverrà nel mercato invernale. No, no, si parla sempre di giugno. Si parla sempre di giugno. Quasi insomma sembra essere un dato di fatto, anche perché l'Inter ora lascerà. Anche perché l'Inter ora ha un 30% fresco che entra in funzione di un nuovo fondo, esatto, dell'Est, che comprerà la quota di Toir, per esatto, cui mette dentro uno stonfo di soldi, perché già ne avessero pochi. Beh, l'entrata di Marotta ci fa capire quanto insomma questo club voglia tornare in alto. Prego. Ora però ha questo problema del rinnovo del contratto di Hardy, perché mi fa impazzire a me la moglie che gli fa da procuratore e che prima dice stiamo leggendo il contratto e poi ora hanno difficoltà ad andare a parlare, è meraviglioso. Era il contratto della no, Nike. No, Giorgio. Quello era il contratto della Nike. Sì, va bene, però qualsiasi tipo... Sì, io parto dal presupposto che... determinati ruoli devono essere fatti da chi lo sa fare. Sono d'accordo con te. Lei sa fare un altro mestiere e non dovrebbe fare la procuratrice. La storia del calcio insegna oltretutto che chi fa da procura al marito ha un rapporto familiare che non dura. Io non auguro agli Icardi che durino l'ira di Dio, però tra l'altro centravanti fortissimi. Sì, ma anche lì siamo nello stesso discorso. C'è uno che mi dà 110 milioni, che è la clausola. Fiocchettino e andare. Però le società restano, i calciatori passano, mi dispiace dirlo di fronte a uno come Papa Vaigo, ma lo sa, loro per le società sono assegni con le gambe. Icardi segna in qualsiasi modo. Per bene, abbiamo 50 secondi, poi dobbiamo andare a concludere. Quanto manca per la conclusione, chiedo a Gabriele? Ci sono 5 minuti di recupero, adesso siamo al 91esimo. Attendiamo insomma praticamente quasi la conclusione della partita, e dobbiamo parlare anche di un grande successo, quello di quest'oggi della Fiorentina Women's, vero Giorgio? Tu eri presente, perché la Fiorentina Women's è imposta sul Milan, 28 punti in classifica, terze le rossonere, poi insomma abbiamo 3 punti di distacco, se non erro, dalla Juventus, che è la prima in classifica. Se vinciamo il recupero il 5 di febbraio andiamo secondi a 3 punti dalla Juve, se non sbaglio. E è stata un'ottima partita oggi, 4-0. Un'ottima partita, un rigore che ha spianato oggettivamente la strada alle ragazze. Il Milan ha avuto delle buone occasioni oggettivamente per passare in vantaggio, però la Fiorentina ha tenuto e c'è stato questo fallo di mano in aria che ha provocato l'espulsione di un difensore del Milan, dopodiché la Fiorentina ha siglato il gol del vantaggio sul rigore con Parigi, e poi il secondo tempo comunque
C'è stato un errore macroscopico del portiere del Milan che ha consentito il raddoppio di Bonetti, e poi è stata in discesa 10 contro 11, 65-70 minuti e non ha retto. Eppure Milan, allenato dalla Morace, ha veramente una buona squadra, soprattutto davanti. Davanti hanno un tridente veramente interessante, però oggi le ha stroncato le gambe davvero per rigore. Bene, quindi una bella partita quella di quest'oggi tra Fiorentina Women's e Milan. La Primavera invece si giocherà nella giornata di domani con il Napoli, quindi un match molto difficile, lo ha detto anche lo stesso tecnico della Primavera Bigica, insomma non poteva andarci peggio il rientro, diciamo, sul campo per la Primavera della Fiorentina. Tra l'altro nella Primavera della Fiorentina dovrebbero aggregarsi anche personaggi importanti per la prima squadra, vero Gabriele? Perché Dusan Vlahovic, se non erro, dovrebbe essere proprio aggregato a Viola a fronte proprio dell'innesto di mercato sulla prima squadra con Muriel, e quindi dovrebbe andare a slittare sul campionato Primavera. Esatto, intanto per questa partita col Napoli scenderà in Primavera. Lui, che aveva già fatto molto bene, tra l'altro un Chievo-Verona-Fiorentina di settembre, se non erro, comunque sì, aveva fatto una doppietta con un pregevole sinistro che aveva scavalcato l'estremo difensore dei Clivenzi, quindi sicuramente è un'occasione in più, dato che la Fiorentina ha messo anche un veto sulle cessioni di Vlahovic e Ceccherini, dato che qualche richiesta di Viola era arrivata, però Pioli comunque vuole continuare a monitorare il giovane attaccante serbo classe 2000, quindi sicuramente rimarrà alla corte della Fiorentina. Vedremo nelle prossime partite dove si collocherà, se tra la prima squadra e la Primavera, ecco. Benissimo, grazie Gabriele. Nel frattempo si era vicini al Trieste, se non ero, vero Giorgio? O Insigne, se non sbaglio, stava per siglare il terzo gol per quanto riguarda i partenopei. Tra l'altro oggi impegnati invece ad un evento TOZ e della Valle, chissà insomma come avranno preso la vittoria in Coppa Italia della Fiorentina. Villanecchia, Milano, all'interno del Fashion Week milanese, se ritroviamo anche le foto grazie alla nostra regia, altrimenti non importa, però insomma erano presenti proprio i due fratelli, sia Andrea che Diego della Valle, per la Milano Fashion Week. Noi siamo a conclusione della trasmissione, attendiamo giusto qualche minuto perché si sta concludendo anche la partita tra Napoli e Sassuolo 2-0, rivediamo quelle che sono state le partite di Coppa Italia che si sono giocate fino adesso. Poi ricordiamo che domani ci saranno i posticipi della giornata di domani, dove andremo a vedere anche quale sarà il risultato tra Roma e Dentella, ore 21 presumibilmente, come insomma il nostro studio dice, ce la giocheremo con Roma. Giancarlo, il campo secondo te quale potrebbe essere? Perché ci sono dei nuovi regolamenti, giusto? Sì, il regolamento di quest'anno prevedeva che le prime 8 già qualificate di diritto alle ottavi, se avessero giocato l'ottavo con una squadra di B/C, avrebbero giocato in casa, mentre nel confronto tipo Sampdoria-Milan e Torino-Fiorentina c'era un sorteggio per stabilire chi avesse dovuto giocare in casa. Infatti è stato Sampdoria, Milan e Fiorentina, che si erano qualificate di diritto, per sorteggio hanno giocato fuori. Mentre nei quarti di finale il numero più basso gioca la partita secca in casa. Bene. La Fiorentina ha il 3, la Roma il 7, okay, che sono estratti a caso fra le prime 8, e quindi la Fiorentina giocherà in casa presumibilmente il 30 gennaio il quarto di finale con la Roma o eventualmente con l'Entella. Martedì ci saranno i sorteggi, giusto? Ora quando ci sono tabellone, sorteggi, il tabellone. Non so se martedì o mercoledì. Comunque se vince l'Entella di Francesco non c'è più. Siamo a conclusione, fine della trasmissione. Ringrazio intanto Gabriele Taverni che ci ha aggiornato, Lucia, per tutto l'arco della trasmissione. Grazie Gabriele. Grazie a te Lucia, buonanotte a tutti i nostri telespettatori. Ringrazio tanto Papa Vaigo che ci è venuto a trovare, lo aspettiamo insomma quanto prima. Rimandiamo naturalmente agli aggiornamenti su quelli che sono i tuoi progetti futuri a Dakar, sulla tua scuola calcio. Intanto in bocca al lupo per il campionato con la Folgore Karatese. Grazie mille. E l'unica cosa che volevo dire è che io questi giorni mi sono fortunato, ho imparato tante cose sulle fisioterapiste osteopata. Esatto, sì. Io raccomando a tutti i giocatori di andare a trovare, costa pochissimo, possono aiutare molto sulle infortuni, sapere anche le punte deboli del loro corpo per essere più pronto e più bello. Benissimo, lanciamo questo messaggio, vedi che anche
il bomber Fabio Giorgetti prenderà naturalmente il tuo spunto. Grazie Fabio, grazie, grazie mille a voi, per grazie. Stato con noi. Grazie a Giorgio Micheletti. A voi, grazie a te. Ci ritroveremo dal venerdì prossimo. Venerdì prossimo, quindi in diretta dalle ore. Venerdì dalle 21.15 alle 22.30, sabato 20.30 22.30, domenica di 14.30 17.30, 20.30 22.30. Noi di Casa Viola vi aspettiamo subito dopo il match della partita tra Fiorentina e Sampdoria. Ogni partita della Fiorentina sarà vissuta da Casa Viola in battuta caldissima, perché come ci sarà il fischio finale della partita parte Casa Viola. Commenti, esatto, riflessioni, pagelle, tutto quello che vuoi. Quindi Casa Viola trasloca subito dopo il match della partita, mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi, perché naturalmente vi daremo tutte le notizie del caso, grazie anche ai nostri social e grazie naturalmente anche alla televisione, che vi dirà in tempo reale tutte quelle che saranno le puntate, naturalmente in base a quella che è la partita della Fiorentina. Subito dopo il fischio finale del match subentrerà Casa Viola, quindi naturalmente una nuova collocazione per Casa Viola, ma sempre insieme, sempre per i nostri amici di Toscana TV e naturalmente per fiorentinanews.com e Toscana TV per le pagine Facebook e in streaming ci potete sempre seguire. Grazie a Riccardo Tempestini. Grazie a te, grazie a te. Grazie a Giancarlo Carmagnini. Grazie a te e grazie a tutti i nostri amici a casa. Io ringrazio tutti i nostri amici a casa e come sempre siete sempre in tantissimi che ci seguite. Una buona notte, ci rivediamo la prossima domenica alle ore 16.50 proprio qui con Casa Viola.